Procura del 2016, naturalmente, appresso all'idea dell'osservatorio, noi pubblicheremo tra breve, diciamo, una sorta di piccolo manualetto audio in cui ci saranno appunto le caratteristiche, descritte le caratteristiche dello standard consentito, dalla legge, e daremo anche alcune indicazioni, come ha fatto bene Giuseppe a ricordare poco fa, su che cosa bisogna fare immediatamente per bloccare questo processo di inquinamento del sistema editoriale. E uso la parola inquinamento proprio per dire che è arrivato il momento di cambiare. Noi l'abbiamo già detto da questi microfoni. C'è bisogno che tutto il sistema editoria prenda coscienza del baratro in cui è finito, e quindi proprio a partire da questo episodio, da questo articolo 8, si possa tutti insieme riuscire a fare un ragionamento comune su come uscire. Le premesse, ci sono, vanno appunto organizzate. Guardate, io non sto dicendo che il peso specifico delle responsabilità è dei distributori piuttosto che degli editori. Ognuno sembra fare il suo ruolo, ma è un piccolo ruolo. La novità è che ognuno, essendosi chiuso nel suo particolare, sta in realtà piano piano scavando la sua fossa, perché innanzitutto lo fa con strumenti miopi, no? E secondo non guarda a quello a dove sta andando tutto il sistema, perché tu prima citavi il Cat Price, no? L'episodio del settimanale Oggi, ma io sto ancora aspettando il piano industriale di Cairo, per esempio, che ha messo in qualche modo le mani nella stanza dei bottoni del Corriere della Sera, no? E allora lì davvero c'è da aspettarsi, insomma, speriamo buone notizie, per carità, ma da lì usciranno delle cose che, se non, in qualche modo non lanciamo dei segnali, non vengono arginate, saranno veramente fonti di dolori e doloretti per gli edicolanti. A te la parola. Sì, guarda Fabio, io voglio solo fare una piccolissima riflessione, non parificando, facendo ragionamento su due questioni che sono totalmente diverse una dall'altra per poi arrivare a una conclusione. Noi in alcune situazioni, in particolare a Bologna, in accordo con l'associazione, con la Casa delle Donne, abbiamo chiesto e abbiamo avuto la stampa di una locandina che tanti, 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 tantissimi edicolanti hanno affisso nelle edicole. Sì. Una locandina che, come si sta vedendo in questo inizio del 2017, non era una follia che di cui non si sapeva a cosa servisse. Quella locandina è una locandina con un numero di telefono che dice alle donne che hanno bisogno di aiuto, di assistenza nei casi di violenza, di maltrattamento, eccetera, di poter chiamare in modo anonimo. Non c'è null'altro, c'è un numero di telefono di un'associazione riconosciuta di grande valore, che è la Casa delle Donne, e questa locandina servirà, proprio perché il problema della violenza, dell'uccisione delle donne, eccetera, eccetera, non si sta arrestando, sta aumentando, delle due. Che cosa vuol dire quella locandina? Vuol dire rendere pubblico un numero di telefono, rendere pubblico il fatto che anche nelle città cosiddette più avanzate economicamente, le città del nord, quelle che hanno, tutte le stellette, che sono i primi posti nelle classifiche del Sole 24 Ore o dell'Istat o degli altri, il problema della violenza sulle donne è un problema che è esattamente, se non di più, uguale a quello nelle città meno avanzate economicamente, dove c'è più povertà, dove anche c'è un po' più di ignoranza. Quindi non è un problema che riguarda solo qualcuno, ma riguarda tutti. Qual è l'idea che ci ha portato a far attaccare le locandine in edicola? È quello di far conoscere il problema. Perché meno si parla di un problema e più quel problema si aggrava, più se ne parla e più è facile quantomeno affrontarlo. Ho detto questo per dire che le denunce rispetto alle violazioni sull'articolo 8 della legge di riforma dell'editoria, che
più sono collettive, più sono pubbliche, più rendiamo trasparente il lavoro che noi facciamo e quello che gli altri fanno, più è facile far applicare la legge in modo corretto. Quindi la radio, la rete, le organizzazioni, le mail individuali, tutto quanto deve servire a far emergere laddove ci sono i problemi che ci sono. Senza generalizzazioni, che è sempre sbagliato, ma se, come dicevo prima, nella provincia di Londra c'è un problema grosso, tutta la provincia di Londra si deve mobilitare, a partire dall'organizzazione sindacale locale, per fare in modo che, uno, il problema venga fuori e venga messo in evidenza, due, che quel problema venga affrontato in tutti i modi possibili e immaginabili. Questa è la strada maestra, in questo la radio, sappiamo bene, può essere di supporto in modo anche molto importante, e questa è la strada che noi dobbiamo prendere, sapendo che il nemico non è che sia il distributore locale, o meglio, il nemico in qualche caso è anche il distributore locale o è il distributore locale, ma noi dobbiamo tenere conto che c'è, in seno al sistema editoria, quindi al di sopra dei distributori locali, un problema grande come un palazzo, e c'è una contraddizione fortissima, per esempio, all'interno delle distribuzioni nazionali, in cui l'editore, tra virgolette, FIEG, che è quello che fa l'investimento e che normalmente butta fuori le pubblicazioni, il quotidiano, il settimanale con la sua data, il mensile con la sua data, cioè le pubblicazioni che noi riteniamo che la legge dice essere regolari, quegli editori lì vorrebbero le edicole pulite perché il loro prodotto abbia più spazio e più visibilità. Ma quell'editore lì è dentro e distribuito da un distributore nazionale che distribuisce anche le cose più disparate. Io non le chiamo porcherie perché, voglio dire, non è così, ci sono anche se riciclate, anche se rimesse sul mercato una seconda, una terza, una quarta volta, ci sono delle pubblicazioni che sono di sicuro interesse, di valore, che quindi non è che tutto quello che arriva in edicola che non è di prima uscita è una porcheria. C'è molto prodotto che è anche utile alla vendita, che molti edicolanti riescono a lavorare e a tramutare in reddito. Però tutto questo presuppone anche che quel distributore nazionale abbia pure, lasciami dire così ci capiamo, le porcherie. Allora, lo stesso distributore nazionale, all'interno, l'editore che vorrebbe l'edicola pulita perché lui con le sue pubblicazioni, tra virgolette, in regola con la legge, in quel modo lì avrebbe più spazio, più visibilità, e dall'altra parte c'è l'editore, sempre nello stesso distributore nazionale, che è quello che va a raccattare dal macero la pubblicazione per ributtarle sul mercato in conto deposito o addirittura come mensile per rastrellare anche denaro e usare l'edicola come bancomat. Quindi esatto. La prima contraddizione, il primo problema non è sul distributore locale, è che questa contraddizione è immediatamente visibile sul distributore nazionale, e quindi è chiaro che noi l'intervento non lo possiamo recintare nell'ambito della provincia. Esatto. Lo dobbiamo allargare perché dobbiamo coinvolgere nei nostri ragionamenti e nelle nostre denunce anche la distribuzione nazionale, che pur essendo in contraddizione in questo momento non ha per nulla allentato l'invio nelle agenzie di quel tipo di pubblicazione. Quindi su questo, anche su questo, il rendere trasparente, rendere pubblico il problema, renderlo visibile a tutti, ci può aiutare a fare in modo che si affronti a tutti i livelli il prima possibile. Bene, mi sembra che con le parole che hai usato, in qualche modo, gli argomenti che hai affrontato, hai risposto anche un po' alle sollecitazioni che arrivavano dalla chat, che del resto anche tu puoi vedere. Tra le altre cose, appunto, continuano ad arrivare le segnalazioni sulle scosse di terremoto nelle Marche. C'è stata poco fa un'altra molto forte, ci segnala Rodolfo Ferrone, prima c'erano state altre segnalazioni, credo anche di Sabatino Sorrentino. Bene, queste sono un po'... Scusa Fabio, sì. Mi fai dire una cosa a proposito? Sì, prego. Noi abbiamo avuto dei nostri colleghi,
segretario nazionale che è Nicola Beccattini e il segretario in particolare di Rieti che sono andati a portare gli assegni dividendoli dei soldi che noi abbiamo recuperato con i contributi che gli edicolanti ci hanno dato, li abbiamo portati e dati in mano direttamente agli edicolanti, si è fatto l'incontro, si è fatta una chiacchierata. E devo dire che alla domanda che abbiamo fatto, che cosa questi edicolanti, perché sai, giravano voci che erano stati dati i soldi, ci hanno detto che erano vicini alla disperazione e che i primi soldi che vedevano davvero erano quelli che noi abbiamo portato, che il segretario di Rieti gli ha dato in mano gli assegni direttamente. E allora, si dicono tante cose, qualcuno si prende anche dei meriti, qualcun altro dice delle bugie. In realtà, alla fine di dicembre, quindi non stiamo parlando di settembre, stiamo parlando di 2 o 3 giorni prima di Natale, quando siamo andati a portare questo denaro e ci è stato risposto che erano i primi soldi che vedevano da parte di qualcuno, che quei colleghi erano anche piuttosto emozionati e commossi rispetto a questa solidarietà che gli altri edicolanti hanno dimostrato nei loro confronti. Allora, oltre alle parole, bisognerebbe fare qualcosa. Noi abbiamo deciso come Sinaggi non chiudere la raccolta. Adesso, nei prossimi giorni, manderemo un'ulteriore lettera alle nostre strutture provinciali, sollecitando chi non l'ha fatto o chi non è riuscito a farlo a ricominciare la richiesta e raccogliere soldi, perché queste persone, questi colleghi, oltre a subire continuamente problemi del terremoto, oltre a essere in mezzo alla neve, al freddo, non hanno aiuti al momento da parte di nessuno, e l'unico aiuto che hanno avuto è dagli altri colleghi giornalai in giro per l'Italia. Allora andiamo avanti su quella strada, Sì. Sì, raccogliamo poco molto quello che possiamo e portiamoglielo perché hanno veramente bisogno. effettivamente mentre tu parlavi, tra l'altro c'è stata un'altra scossa molto forte qui, la radio in qualche modo è stata interessata perché ha ballato completamente lo schermo e insomma c'è stato qualche problema, ma sentiremo poi, credo che sia la più forte della serie di questa mattina che ha, ripeto, epicentro nelle Marche. Hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. Noi, tra l'altro, abbiamo ospitato due edicolanti, uno della zona di Accumoli e l'altra di Amatrice, che hanno detto esattamente quello che tu hai ripetuto. Un aiuto concreto, assolutamente vitale in un momento come questo, mentre tutta la macchina si sta fermando, però. Cioè, sicuramente la neve ha avuto la sua incidenza, però quello che ci ha detto Francesco, lo voglio ricordare, edicolante di Accumoli, è che non si vede, diciamo così, il minimo, il millimetro di avanzamento sulla ricostruzione. È tutto drammaticamente fermo e lui, tra l'altro, sta ancora all'Aquila. Questa è la situazione. Per questo abbiamo scelto, deciso di non fermarci e di continuare a raccogliere quello che possiamo per portarglielo direttamente, perché è il modo che noi abbiamo per stare vicino a questi nostri colleghi. Bene, allora terminiamo qui questo lungo collegamento, un'ora, anzi poco meno di un'ora con Giuseppe Marchica. Mi sembra che, appunto, come ho sottolineato prima, tu abbia risposto anche agli argomenti che nel mentre sono stati lanciati dalla chat. Rimaniamo quindi in attesa di questa data per l'incontro con la FIEG, nel mentre ci metteremo all'opera per produrre questo podcast in cui siano un po' riassunte tutte le caratteristiche formali dell'articolo 8, che cosa è da considerarsi standard. Tu l'hai detto benissimo, alcune cose le riprenderò direttamente dal tuo intervento e soprattutto diamo spazio e forza a questa idea dell'osservatorio perché, come ci ha spiegato benissimo Giuseppe, la cosa non è complessa, però va organizzata a partire dai minimi livelli, dal singolo edicolante, fino a costruire una vera e propria
campagna che deve arrivare fino all'authority. Ecco, per esempio, questa è una cosa che ignoravo, è importante, l'authority.